Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, apertura con il calcio e con il derby di domenica, tardo pomeriggio al Milani di Pistoia, tra Pistoiese e Lucchese, le ultimissime. Dal Porterise all'acquedotto poco cambia, la Lucchese prosegue nel suo alacre lavoro di preparazione e di avvicinamento all'ennesimo derby stagionale. Sono tante le toscane, addirittura 10, facenti parte del girone A. Lopez ha idee chiare e coraggio, ma è anche consapevole che lo schieramento ruota sulla disponibilità o meno del centravanti del Sante, ancora alle prese con un problema ad una caviglia. Vediamo, ho detto, mi serve sapere se del Santi ci può dare una mano anche in panchina, potrei anche schierare le due punte con Fanucchi dietro, come abbiamo fatto ad Arezzo. Altrimenti dovrò rivedere qualcosa, nel senso che non avendo una riserva d'attaccante in panchina, non avrei possibilità di fare i cambi, tutto qui. Il mister è stato chiaro e non ci sono molte aggiunte da fare se non quella che la Lucchese ha sempre denotato, una precisa fisionomia tattica e un'invidiabile organizzazione di gioco. Insomma, non è compagni, sanno sempre cosa devono fare, coprono benissimo il campo, per il resto si va verso la conferma degli uomini sceso in campo inizialmente contro il Pisa. Annotazione statistica sulle sfide giocate al Milani di Pistoia, quella di domenica sarà la 29esima con un bilancio che così recita: 12 vittorie pistoiese, 10 pareggi e 6 affermazioni della Lucchese. L'ultimo successo dei padroni di casa risale al 10 ottobre 2015, la sfida fu decisa da una rete di Sinigaglia, corner di Piscitella, Di Masi non esce e a Sinigaglia, appostato sul secondo palo, gli basta toccare per risultare sotto la Nord. Nel finale gli Orange falliscono un calcio di rigore con Di Bari e con Di Masi bravo stavolta ad intercettare. La Lucchese ci prova in tutti i modi, ma incappa nella sconfitta su un campo peraltro non sempre foriero di soddisfazione. E sarà una domenica molto importante, scendiamo in Serie D anche per il Givi Borgo. Partito con ambizioni di ben figurare, dopo 6 giornate il Givi Borgo si ritrova in una posizione di classifica certamente non consona al valore oggettivo della squadra, del suo tecnico e alle aspettative della società. Un Givi Borgo nato per stupire e per costituire un po' la mina vagante del girone di Serie D e che invece si ritrova obtorto collo al quart'ultimo posto della classifica, con soli 5 punti in saccoccia, frutto di una vittoria, 2 pareggi e ben 3 sconfitte. Poco, troppo poco. Lo sa anche mister Simone Venturi, che ci ha raccontato la sua rabbia e la sua delusione, ma anche la consapevolezza e la convinzione che la squadra saprà riscattarsi e risalire la china. Inutile abbaiare alla luna, quando si sbagliano troppi gol ed anche qualche decisione arbitrale lascia perplessi, è il chiaro segnale di un periodo sfortunato in cui tutto va storto. Ecco, invertire la rotta è l'obiettivo del Givi Borgo, che domenica ore 15 torna a giocare in casa nel magnifico stadio delle Terme di Bagni di Lucca e di fronte ai propri appassionati tifosi. Al cospetto di Biagio, Pagano e compagni, arriva il fanalino di coda del torneo, ovvero i liguri dell'Argentina Arma di Taggio, ancora quota zero e che in settimana ha cambiato allenatore. Il nuovo tecnico dei rossoneri è Marcello Casu. Sul fronte Givi Borgo ci saranno invece rientri importanti, anzi importantissimi. Di Paola, che ha scontato la squalifica, tornerà al centro dell'attacco e lo stesso Frati dovrebbe rivedersi almeno in panchina. Anche Villagatti è sulla via del pieno recupero, mentre Recceti resta in forte dubbio. Insomma, Venturi potrà schierare il miglior Givi Borgo quasi per cercare una vittoria che manca dalla prima giornata e che potrebbe risolvere gran parte dei problemi. E giovedì sera intanto il Givi Borgo si è ritrovato per una cena conviviale di cui dovremo vedere anche alcune foto in un locale della zona di Ghivizzano. Squadra, staff e dirigenza si sono trovati insieme per accrescere la consapevolezza dell'unità del gruppo per affrontare le prossime sfide di campionato, campionato che si presenta livellato e abbordabile per raggiungere quello che è poi l'obiettivo principale della squadra bianco-rosso-azzurra, ovvero una salvezza tranquilla. Abbiamo anche le designazioni arbitrali in Serie D, vediamo le partite che più ci interessano: Givi Borgo Argentina Arma, Emanuele Bracaccini di Macerata, Seravezza Rignanese, Antonia Campora di Ercolano, Unione Sanremo Real Forte Querceta, Michele Del Rio di Reggio Emilia, Viareggio Scandicci, Centuran Lingamurti di Genova. Mentre a Viareggio la GDS Impianti lotterà contro le migliori squadre d'Europa nella Final Four Continental Cup, siamo all'hockey, il massimo campionato continua con la seconda giornata, a cui mancherà proprio il CG che giocherà il posticipo mercoledì sera a Scandiano. L'altra versilese, il Forte dei Marmi, ospiterà il Correggio in una gara anche più insidiosa di quanto non si possa pensare. Siamo al basket, Tegola Udo Denko per il Jesan Lemura. La visita ortopedica seguita all'esame radiografico effettuato nella giornata di martedì ha purtroppo confermato per la sfortunata giocatrice ucraina la presenza di una frattura composta all'apice del malleolo esterno del piede sinistro, in pratica la caviglia. È ancora presto per definire con precisione i tempi di recupero, la situazione sarà costantemente monitorata dallo staff medico biancorosso. Udo Denko ha dichiarato: sono dispiaciuta di quanto successo, purtroppo non sono stata molto
molto fortunata. Ai tifosi però dico di non preoccuparsi perché tornerò più forte di prima. Il basket Serie C Gold maschile, debutto casalingo del Bam Altopascio al Palabrigio di Ponte Buggianese domenica alle 18. Arriva una delle corazzate del torneo, ovvero la PL Livorno, una squadra che punta decisamente alle primissime posizioni. I rosa-blu hanno lavorato durante tutta la settimana su come limitare la corazzata labronica. Quello che pare certo è che sarà una gara bellissima. Siamo all'Atletica, Lucca Marathon presenta la squadra e l'organizzazione. Il 22 di ottobre, come sapete, si correrà la nona edizione della Maratona di Lucca. Con una simpatica cerimonia molto informale, la famiglia di Lucca Marathon si è ritrovata per presentare diverse novità e per fare il punto a meno di 10 giorni dall'evento più atteso, la Maratona di Lucca, in programma domenica 22 ottobre sulle strade del territorio. La manifestazione sarà affiancata dalle ormai attesissime manifestazioni collaterali come la Lucchesina e la Luccanina, il presidente Moreno Pagnini, il direttore Alessio Spelletti, tutto il direttivo hanno salutato gli atleti che rappresenteranno la società lucchese in questo appuntamento molto sentito e per il quale da mesi l'associazione che ha come simbolo il baluardo sta lavorando. Una novità, quella di stasera, presentiamo la squadra che correrà la maratona e la 30 km, tutta la squadra in generale con il nuovo sponsor, Unipolsai, nelle agenzie di Unilucca e Assilucenze. E poi stasera siamo qui, casermetta del baluardo, è una nuova collaborazione. Servirà a noi della squadra della Lucca Marathon come base d'appoggio e proprio cogliamo appunto l'occasione per presentarla in questo luogo che devo dire che è strepitoso. L'incontro, moderato con la consueta trascinante abilità dallo speaker Graziano Poli, ha battezzato tra virgolette la nuova sede operativa della componente agonistica di Lucca Marathon, che svolge proprio sulle mura di Lucca buona parte della preparazione. Il baluardo da San Salvatore, casa del boio bastardo, dove proprio davanti la casermetta, il nuovo bar ristorante partner di Lucca Marathon, saranno posizionati il traguardo e la partenza della Maratona di Lucca. L'incontro ha offerto anche l'opportunità di fare il punto sulla situazione organizzativa a una decina di giorni dagli eventi. Lo staff è apparso molto tranquillo, grazie al lavoro partito mesi fa e all'esperienza accumulata nelle edizioni precedenti. Pallavolo e motori per chiudere nel campionato di B2 femminile che inizia sabato, difficile avvio per la Nottorini Capannori che sabato sera alle 21 al Palpiaggia di Capannori riceverà la Stella Rossa Rimini. La compagine romagnola è considerata una delle squadre da battere, il precampionato delle bianconere di coach Beccheroni è stato comunque davvero confortante e fa sperare in un buon viatico per la stagione. D'Onoratico e Quarrata, le squadre battute in amichevole dalle leonesse del parquet, chiamate ora a gare ufficiali coi primi punti in palio. Robert Kubica punta a tornare in Formula 1 a 7 anni dall'ultima gara con la Renault nel 2010. Il pilota polacco, versiliese di adozione, ha completato una giornata di test al volante della Williams sul circuito di Silverstone. Kubica ha guidato una FW36 utilizzata dalla Williams nel 2014. La prossima prova che Kubica sosterrà sarà probabilmente mercoledì 18 ottobre all'Hungaroring di Budapest. Ed è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa e subito dopo la terza ed ultima parte.